Ciao, buonasera. Siamo connessi? Sì, siamo connessi. Benissimo. Ciao a tutti. Ciao Emanuele, buonasera, 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 buonasera. Ciao maschi e ciao donne, è il caso di dire. È un po' che non mi collego con voi, perché come sapete sono tanto, 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 tanto impegnata. Sono appena rientrata dalla redazione, io lavoro in DEAR, che è, come sapete, una redazione, uno studio della RAI, e lì prepariamo la puntata e prepariamo gli ospiti e le domande tutti i giorni, tutti i santi giorni. E devo dire che è molto faticoso. È faticoso perché chiaramente, grazie Gerardo per il tuo amore, è molto faticoso perché chiaramente prevede una grande preparazione, sia dei testi, studiare tutti gli ospiti, sceglierli, poi con Gabriele facciamo tutti i social, insomma, un vero caos. Comunque, detto ciò, vi volevo dire che siamo pronti per la prossima puntata di sabato. So che vi chiedo uno sforzo molto grande perché vi sto chiedendo di seguirmi a mezzanotte. La seconda serata di Rai 1 purtroppo è a quell'ora, però è sabato, il giorno dopo non si lavora e quindi ci possiamo anche dedicare, mi potete dedicare un po' di tempo. Ecco qui. Quindi sabato abbiamo come sempre tre maschi, due li abbiamo già svelati sui social. E sono Casalino e Crepè, due personalità diverse, due persone abbastanza complicate. Adesso stasera, tra un po', svelerò anche il terzo ospite che fa molto sorridere. Anzi, sai che vi dico? Perché io accanto ho Gabriele che dice così, avete capito? Fa tutto il tempo così. Ve lo svelo, il terzo ospite è, indovinate, indovinate, un comico molto simpatico, lavorato tanto tempo con Salemme, un attore. Ed è Maurizio Casagrande. E sarò contenta di avere lui, che è diverso da Casalino e Crepè. Ovviamente sarà come sempre una puntata di approfondimento dei sentimenti, di vita, di pregiudizi, eccetera, 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 eccetera. Per cui vi aspetto veramente in tanti. Sì, cara Ornella, ho tagliato tutti i capelli. Devi sapere che io, il mio sfogo principale, non potendo fare follie, sono i capelli, cioè io taglio continuamente i capelli, ma proprio spessissimo. E quindi ho deciso di fare questo nuovo taglio che so che ha avuto molto successo sui social, sono tanto contenta. Vado da sempre, da 40 anni, mia cara, dallo stesso parrucchiere Guido Russo a Benevento, quindi io ogni volta devo andare a Benevento per tagliarmi i capelli, nella mia seconda casa. Sì, Rocco Casalino e Casagrande, esatto, Susanna. E vediamo cosa ci racconteranno delle loro vite, qualcosa di inedito, di inedito. Anzi, vi posso dire una cosa? Ditemi qualche cosa che volete sapere da questi tre personaggi, sia da Crepè, sia da Casalino che da Casagrande. Così proverò a trasferire le vostre domande e a darvi soddisfazione. Adesso inventeremo anche qualcosa per interagire molto di più con i social in puntata. Ma questo sta a Gabriele, quindi scrivete a lui e date qualche consiglio per essere più presenti. Detto ciò, grazie, sono felice che mi seguite. Lo so, il programma va in onda molto tardi, Ivan, hai pienamente ragione, il programma è tardi ed effettivamente è un orario complicato. L'unica cosa positiva è che appunto è di sabato perché è l'unico orario che cioè, è migliore visto che il giorno dopo insomma è domenica, però è tardino effettivamente. Però insomma siete in tanti a seguirmi, in tanti a seguire il programma, per cui sono felicissima. Grazie, grazie Ross, vi aspetto sabato e alla prossima diretta Facebook. Un bacio, ciao maschi, ciao donne, ciao, ciao a tutti.